Bentornati ragazzi, sono Gio Vicino dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Arjen Robben Thief. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da VIPcoins FIFA. Troverete il link al codice coupon mandati 15 qui in descrizione per avere il 5% dei crediti in più. Arjen Robben, scusate la pronuncia, si dice Arjen, vabbè, alla destra olandese del Bayern Monaco in questa sua versione third in form. Come tutti ben sapete, Robben è famoso infatti per le sue partenze da centrocampo, dalla tre quarti destra del campo, cui segue il dribbling sui difensori per accentrarsi e tirare col mancino. Ed è così infatti che io l'ho utilizzato, e lo vedrete sicuramente nelle clip. Però a volte non segnavo, perché tiravo talmente forte che la palla usciva. Forse ero io che caricavo troppo il tiro. Comunque in generale ha un 93 di tiro che si suddivide in 96 piazzamento, 92 finalizzazione, 93 potenza tiro, 97 tiro dalla distanza, 93 tiro al volo e 87 di rigore. Potenza tiro che ci sta, e in game sembra di più, una finalizzazione che sembra più bassa perché, come già detto, alle volte sbagliava. O forse sbagliavo io, non so di per certo, forse tiravo troppo forte e non sono abituato forse con giocatori che tirano talmente forte. Long shot giusti, così come il piazzamento, che si unisce al suo work rate alto-basso, che è perfetto per un'ala, per un attaccante, perché è più propenso per l'appunto all'attacco. In generale tutti i tiri sono buoni con lui, ma più nello specifico a quello di potenza. Nonostante abbia due stelle, solo due stelle, piede debole, se si trova a calciare di destro sotto porta è difficile che sbagli, e anche i passaggi di destro sono comunque buoni. Due stelle, piede debole, dunque, che in game sembrano 3-4. Ha una velocità mostruosa, ragazzi. 95 con 95 di accelerazione, velocità scatto. È un fulmine. Io l'ho paragonata a Aubameyang Sif per quanto è veloce, però questa carta ha qualcosa in più, ovvero un ottimo controllo palla, l'aiuto nei dribbling stretti soprattutto. Ma veniamo ai valori sulla carta. Dribbling che è 96 con 96 agilità, 95 equilibrio, 93 riflessi, 94 controllo palla e 97 dribbling. Ha un'ottima agilità che lo aiuta molto nei dribbling. E se sapete skillare, sicuramente le 4 stelle skill vi faranno divertire parecchio. Nonostante sia un attaccante completo, ha anche dei passaggi ottimi. Io personalmente ho fatto anche qualche assist con lui, perché è in grado di guardare i compagni e di passarle in maniera quasi perfetta. Ha un 88 sulla carta, con 89 di visione, 85 cross, 91 passaggi corti, 81 passaggi lunghi e 90 di effetto. Mi sono trovato bene con tutti i tipi di passaggi. Quel 90 di effetto influisce anche sui suoi tiri, però devo dire che quelli a giro, quei tiri a giro di interno piede col mancino, non tanto mi hanno fatto entusiasmare, a volte me li sbagliavo. Ha anche ottimi calci piazzati, con 88 precisione su punizione, infatti con lui su punizione ho sfiorato più volte la rete. Se lo dico io che non sono il massimo su punizioni, vuol dire che è un ottimo tiratore di calci piazzati. Però qualche punto debole ce l'ha, ad esempio il colpo di testa, anche se alto 180 cm non mi saltava quasi mai, e di testa non tanto la colpiva, infatti sulla carta ha un 59 di precisione di testa e 67 di elevazione, che in game sono giusti e sono rispecchiati. Ha una forza fisica scarsina, ma non è un contro assoluto, infatti gli ho messo un punto interrogativo, perché sulla carta ha un 71 di forza, però in game sembra un 75, però non è proprio il massimo, ed è un piccolo contro. Secondo me nei contrasti viene aiutato molto dall'equilibrio, che lo aiuta a non cadere. Il prezzo è sicuramente un punto a sfavore, io l'ho pagato circa 9.500.000 crediti, e sono davvero troppi per un solo giocatore. Se costava 1 milione vi avrei anche consigliato di prenderlo. L'ho usato con vari ruoli e moduli, e il ruolo che più gli si addice è l'ala destra oppure l'attaccante destro, l'ATD. Invece da esterno è uno spreco. Per me va bene con lo stile intesa base,
ma anche con uno stile intese che le aumenta il fisico, non guasta. Riassumendo, pro, velocità, punizioni, cioè calci piazzati, dribbling stretti, controllo palla, passaggi, potenza tiro e le 4 stelle skill. Contro, forza fisica appunto, interrogativo sempre, prezzo e colpo di testa. Il voto finale che le ho dato il voto è un 9, bello tondo tondo. In conclusione è un'ottima carta, adatta per questo foot dove conta molto la velocità, ma costa davvero troppo. Però se avete parecchi, e dico parecchi crediti, ma davvero parecchi, potete provarlo, perché secondo me è migliorato nel fisico rispetto alla sua versione base. Dunque ragazzi, la player review di Arjen Robben termina qui. Se vi è piaciuto, non dimenticate il mi piace a questo video. Vi appariranno le annotazioni delle nostre altre player review, delle scorse due player review che abbiamo fatto su questo canale. E dunque ragazzi, non dimenticate l'iscrizione. Qui è Gio Vispo, vi saluta e vi ringrazio.